grazie di essere qui. Oggi inauguriamo il modulo sull'economia della cultura. Qui c'è il tutor Luca Grosso che mi seguirà in tutti gli altri appuntamenti. È il quinto modulo di lavoro, questa scuola di formazione per giovani amministratori e amministratrici del PD che stiamo portando avanti. Sono contento che venga fatto in un luogo che è anche simbolico di una, di un luogo di produzione culturale importante per la città, e ringrazio Anissa Sala per questa opportunità. D'altronde abbiamo inaugurato qui, se vi ricordate, la prima iniziativa di presentazione di Labo, e ci sembrava giusto tornare parlando di economia della cultura con il professor Trimarchi. Io ho solo due comunicazioni di servizio da darvi, cioè la prima è che chiudiamo il modulo dell'europrogettazione, quindi sull'Europa, con un'iniziativa alla quale siete tutti invitati mercoledì all'Hotel I Portici, via Indipendenza 69, in cui ci sarà un'iniziativa più di stampo politico in vista delle elezioni europee con i candidati al Parlamento europeo della circoscrizione nord-est, in particolare Paolo De Castro, Elly Schlein e Salvatore Caronna, e la capolista Alessandra Moretti. Siccome si parlerà di Europa, direi che chiudiamo il modulo sull'Europa con quell'iniziativa. E l'altra comunicazione di servizio è che abbiamo organizzato un workshop, quello sulla manifattura digitale, di cui abbiamo parlato l'altra volta, e si farà a San Lazzaro con i candidati sindaci e imprese del territorio, sui temi del co-working, delle start-up, diciamo tutti quei temi della produzione digitalizzata, tutti quei temi che abbiamo affrontato nel modulo sulle nuove forme di comunicazione, i nuovi alfabeti democratici. Queste le due cose che vi prego a dirvi. Adesso lascio la parola a Luca, che vi introduce l'ospite di questa sera, che ringrazio per aver accettato l'invito, e anche le prossime iniziative, i prossimi appuntamenti del ciclo sul panel della cultura. Perfetto. Ciao a tutti, molto rapidamente, prima di lasciare la parola al professor Trimarchi, come diceva Marco, oggi si inaugura parte il modulo di economia della cultura e politiche culturali. Questo modulo lo ripercorriamo un attimo insieme nelle tappe che affronteremo nei prossimi incontri. Si apre oggi con l'intervento del professor Trimarchi, proseguirà lunedì con Roberto Calari di Fondazione Ater Lega Coop Bologna, che farà un intervento sulle imprese creative, lo stato dell'arte, le prospettive nel territorio della nostra regione. Sarà poi seguito da due interventi di due operatori culturali del territorio di Bologna che porteranno la loro testimonianza sulla progettazione culturale, sull'attività artistica e il territorio. Saranno per il Teatro dell'Argine, ci sarà Andrea Paolucci, e per Dom Laminarie ci sarà Bruna Gabbarelli. Proseguiremo gli incontri il 14 con, qui abbiamo presente Roberta Alessi con Cronopios, e con loro affronteremo il tema della progettazione degli eventi culturali, e infine chiuderemo con un evento che doveva essere programmato originariamente questa settimana, ma che verrà spostato in data che non è ancora definita, se non ricordo male, con una testimonianza di Bologna, di Ravenna 2019, capitale della cultura. Quindi avremo Alberto Cassani, che è il coordinatore del progetto, probabilmente accompagnato dall'assessore alla cultura Facale. E questo era per introdurvi quelli che saranno i prossimi appuntamenti. Oggi, molto rapidamente, provo a introdurre e chiedo venia a Michela, insomma, non è... Va bene, vi risparmio l'introduzione, lascio immediatamente la parola al professor Trimarchi, che sostanzialmente nel suo intervento ci metterà a confronto due parole che spesso sono state viste in contraposizione e difficilmente coniugabili ancora oggi nel contesto, diciamo, culturale italiano, che è l'economia e la cultura, e in particolare come l'economia può far bene alla cultura. Questo non aggiungo altro, lascio poi al professore già le prime stilettate rispetto a quello che ho detto, la parola. Intanto l'unica nota, lì c'è una camera, noi tutti gli interventi sono ripresi e sono
vengono pubblicati sul sito del editato sul sito del PD, perché tutta l'iniziativa. E faremo un ebook finale, perché facendo il corso in crowdfunding abbiamo l'obbligo di raccontare quello che facciamo. Quindi mettermi le dita nel naso. Questo per essere sicuro, aiutarti a sentirti ancora più a tuo agio in questo progetto. Grazie mille. Dunque, vabbè, grazie, siate pazienti, ma intanto fermatevi non appena qualcosa non vi piace, perché non vi piace quello che si chiama direttamente io, quindi vedete non sono chiaro io, ok? Non vi fate nessun tipo di problema. Per capirci, intanto economia. Economia non vuol dire finanza, vuol dire invece analisi di processi, per cui il nostro problema non sarà pensare al denaro, il denaro poi c'è un effetto che è importante, capiremo da quante prospettive si può guardare, però sicuramente non ci importa avere l'ossessione del bilancio come quasi un feticcio inoppugnabile, cerchiamo di capire i perché della cosa, anche perché in questo momento, diciamo, da una parte dall'economia discende la politica, qualunque sia il versante che voi occupate, da amministratori, da professionisti, da operatori, da qualunque sia l'etichetta che volete darvi, comunque sia la politica ci si passa attraverso in ogni caso. La cosa che sta succedendo in questo momento, sia nell'economia che nella politica, è che nessuno sa quello che sta per succedere e non succederà mai più quello che è successo finora. Quindi il mondo che stiamo affrontando non avrà più nulla in quella combinazione, in quel modo, come siamo abituati a vederlo. In questo momento il teatro, come tanti altri comparti, sta facendo una specie di resistenza nostalgica, abbarbicandosi a un ritorno ai bei tempi, con dei luoghi comuni che io trovo molto ridicoli, così come prendo la responsabilità, quindi non voglio starvi simpatico a tutti i costi, però il fatto che si dica perché l'articolo 9, l'articolo 11, il bene comune, il bene pubblico, dateci soldi alla fine della giornata, che lo scopo del gioco è quello, sono tutte delle stupidaggini rosse, non che siano stupide in quanto poco intelligenti, ma sono poco fondate. Perché anche fare riferimento all'etichetta, come si può anche incatenare al Ministero, i soldi non ci sono, se ci sono hanno delle priorità completamente diverse, forse ci conviene guardare quello che sta succedendo all'economia, perché il modo che il mondo si sta riorganizzando. Sembra banale, ma io trovo un momento estremamente interessante, soprattutto perché, ve lo anticipo non per fare il carino, perché invece alla fine la notizia buona c'è, è che il teatro e tutto quello che chiamiamo comparto, arte e cultura, in questo momento sta diventando, se vuole, il pilota dell'economia. Non vuol dire farà più soldi, posto che però considerate le professioni più pagate in questo momento sono quelle connesse a arte, cultura, creatività e comunicazione. Non vuol dire che chiunque faccia una cosa chiamata cultura diventa miliardario. Vuol dire però che è il posto in cui avvengono le cose, quindi in questo momento, diciamo, il fermento forte si sta comunque collocando esattamente dove siamo noi, quindi saremmo anche un po' stupidotti a non approfittare dell'occasione, questo vuol dire tutto è garantito. Quindi dimentichiamo alcune cose, intanto il paradigma nel quale siamo cresciuti è un paradigma dimensionale in cui a noi ci hanno sempre detto voi dovete essere competitivi, eccellenti, efficienti, e questa è una grossa stupidaggine perché è tipica del mondo manifatturiero. Il mondo manifatturiero esiste ancora, ma non è più il paradigma dominante. So che suona filosofico, in parte lo è, ma se non facciamo una cornice di riferimento non capiamo dove stiamo. La mappa ci sta dicendo che tutta questa mania di produrre quanto più possiamo, di possedere quanto più possiamo, di comprare quanto più possiamo, è finita. Non perché sia morale o immorale, perché il mondo si sta orientando diversamente. Poi non sta a me, né qui né altrove, dare giudizi. Io ho le mie idee, voi ho le vostre, ma non è un problema, diciamo, ideologico o etico, è un problema di analisi laica della realtà. Sta entrando un mondo, con tutte le sue scompostezze, che si fonda su principi e su valori radicalmente diversi. Dovessi fare un elenco grezzo di quello che vedo io, vedo relazione, esperienza, prossimità e, se volete, anche morbidezza, cioè una capacità molto artigianale di intessere le relazioni. Questa cosa qui a un certo punto si rifletterà anche nella sfera pubblica, è più facile se riflettere nella sfera municipale innanzitutto e magari anche regionale, alla fine con tutti i ritardi classici del legislatore centrale tra 30 anni arriveremo, ma fottiamoci, non possiamo uscire pazzi nel frattempo sperando che lo Stato faccia la legge di sistema e tutte le cose che si leggono e si sentono, cerchiamo di capire artigianalmente, empiricamente quello che succede. Quindi il modello di riferimento è un modello che avviene, il cui
cui durante è più importante del prima e del dopo. Lo forgiamo mano a mano che lo facciamo. Per giocare, io uso una metafora che trovo molto affascinante da vecchio siculo, che è il funduk nordafricano, il cortile in cui c'è l'artigiano, che forgia l'oggetto mentre parla col cliente che glielo sta commissionando. Quindi c'è un'interazione che è creativa sicuramente, se l'etichetta vi piace, è produttiva se vogliamo vederlo dal punto di vista materiale, comunque sia il profilo mentale, sia quello fisico dell'oggetto, non è più un oggetto standardizzato in cui l'artigiano figo decide come farlo e se ti piace te lo compri, se no sei scemo, al contrario sta a ascoltare e lo fa nascere da una relazione. Pensate mentre parlo quanto il nostro mondo, il mondo in cui c'è un palcoscenico, un audience e soprattutto anche un altrove interessante che magari riusciremo a vedere entro stasera, è un mondo per sua natura relazionale. Quindi non c'è più l'idea del prodottino perfetto in cui siamo cresciuti soprattutto negli ultimi 30 anni e invece si fa una scommessa. Naturalmente capite bene che questa scommessa è molto più responsabilizzante. È per il produttore, cioè per chi fa teatro, chi lo costruisce, e per chi è destinatario del teatro. Destinatario significa anche l'ente pubblico, ma attenzione, dichiarare con forza che lo Stato ha il dovere morale di sostenere il teatro, è una bella frase da preso per origine, non significa nulla, cioè è anche bella, siamo tutti d'accordo, ma so what, dobbiamo andare in concreto a capire che cosa e come. Dirlo non significa niente. Vi posso anche dire, visto che sono ovviamente il più anziano del gruppo, posso anche fare un po' di statistica, vi posso giurare che ho sentito molti politici, non soltanto amministratori locali, ma anche responsabili di cultura del grande partito, ma anche di altri piccoli partiti e così via, usare frasi fatte da quattro soldi pur di compiacere l'ascoltatore. Io trovo che su questo dovremmo essere un po' smagati, non ci facciamo cogliere dell'ingenuità. Il teatro ha sofferto molto negli ultimi anni, non solo di autoreferenzialità, ma anche molto di una cosa che tutto il comparto culturale subisce, va detto, sconto l'antipatia di quello che sto per dire, cioè il favore del principe. È più importante che viene la prima, così all'inaugurazione della mostra è uguale, è più importante che si esca su un giornale figo e così via, cioè il rapporto col territorio, con la comunità, cioè con le persone, è un rapporto che è secondario finora nella vulgata, diciamo, del settore arte e cultura rispetto all'enfasi declaratoria di uno, due, tre che hanno il pennacchio in testa e quindi contano. Io ricordo, quando sempre di fare teatro, guardare il pubblico della prima dal buco del sipario, vediamo chi c'è oggi, che è figo, non è figo, quella, e ci scommetteva la serata solo che c'era l'assessore di turno e cose del genere. È una deriva questa qua. Capisco perfettamente anche tutti perché ci fu, però non ci sarà più, quindi usciamola velocemente, così ci liberiamo in modo brutale e pesante. Quindi il tema secondo me è che, cominciando a capire quello che sta per succedere, ci disegniamo una bella mappa di dove siamo e che cosa siamo e scopriremo che non siamo più un settore ancillare, negletto, incompreso e che merita una specie di elemosina, anche per un motivo tecnico. Posso continuare? Io domando ogni tanto, datemi segnali di fumo che posso continuare, no? Tanto mi addormentate che comincio a preoccupare. Allora, il senso qual è? Il discorso del come avviene questo scambio col teatro, che sembra banale, ma il teatro in questo momento, finora, è sostenuto per motivi, con dei meccanismi fortemente censori, cioè una commissione di esperti, se va bene. Se non l'assessore direttamente, il suo portinaio e così via, ma anche fossero esperti mondiali va bene uguale, perché gli esperti mica hanno una verità unica, ognuno litiga, discute, quindi comunque una cosa molto fragile, molto precaria, decide se gli piace lo spettacolo, mettendo tutti gli aggettivi tipo l'eccellenza, la qualità, tutti gli aggettivi usati impropriamente, e quanto più mi piace, tanto più ti do. Quindi il paradosso, visto con occhi da marziano, è che questo il teatro non solo accetta, ma addirittura vuole e pretende di essere censurato in modo brutale. Non mi piace, ti do di meno. Quindi lo scopo del gioco, pensate, banalmente, uso un caso che non vi riguarda, ma è molto parente stretto della prosa, nella lirica in Italia si fanno quasi sempre titoli strausati, variati e trovatori, perché il dirigente del ministero, che non è detto che conosca l'opera lirica e che sappia anche come ha fatto il teatro fisicamente, quando vede tre virgolette dice è un'opera, se vede una qualunque altra cosa, forse
il giro di vita e di Britton, che è stato qua a Bologna qualche mese fa, dice che è questa cosa qua, quindi il Palos in America, dove il finanziamento invece è privato, la dispersione di autori e titoli e di periodi è 10 volte più elevata, perché lì il privato che ti finanzia vuole qualità di prodotto, cioè vuole varietà, non qualità certificata dall'omino che mette il timbro. Quindi capite, tanto per farla breve, qua siamo messi veramente male in Italia guardandola con un occhio un po' laico, cioè il fatto del compiacimento del principe. Qual è perché questa cosa qui conviene a tutti finora? Perché poi vediamo anche, naturalmente non ce l'ho con nessuno, ho la mia blacklist, ce l'avete pure voi, ma il problema è identificare dei modelli, non delle persone, Mario Lossi in persona. Però perché questo conviene? Il mio dice due cose. Uno, la stabilità di finanziamento. Alla fine della giornata, a meno che non faccio schifo e così via, queste finte valutazioni servono esattamente a darmi un finanziamento quanto più possibile vicino a quello dell'anno scorso, il che mi garantisce una continuità, che va bene pure, ma bisogna vedere che pezzo di anima ho venduto al diavolo alla fine a fare questa cosa qua, cioè quanto mi sono poi spettrato con me stesso che alla fine della giornata, questo è il gioco. Secondo gioco, io accetto che in cambio di questo non mi si guardi mai la cucina vera, cioè la gestione del teatro. Tutte le parti gestionali, che sono anche finanziarie, pensate, la gestione del personale, la gestione delle strutture, la gestione dell'infrastruttura, la gestione della tecnologia, la lista è lunghissima. Tutto quello che c'è nella macchina teatro non la guardate per carità. Quindi il principe dice, io mi guardo il tuo programmino e dico mi piace sulla base di una tua autocertificazione, delle rassegne stampa, delle critiche e tutte queste stupidaggini che sappiamo bene. Fai quello che ti pare. Tanto, come dicono gli economisti, a teatro non c'è reference price. Non è come comprare un pacco di cemento o di cosa di rovio. Le cose costano da A in una gamma indefinita di variabilità. Quindi io sto comodo, mi faccio i cassi miei, scusi lasciarlo, mi faccio quello che mi pare, me lo gestisco come mi pare a me. Dopodiché, in cambio, accetto questo gioco pesante della censura, perché tanto ho la garanzia che sopravvivo. Ora, questo lasciamo stare l'aspetto, il grottesco di questo, perché non sta a me dare giudizi grotteschi. Lo vedo da economista. Che cosa ho perso in tutto questo? Ho perso una cosa che chiamerei area progettuale. Cioè non faccio l'imprenditore, non faccio neanche l'inventore di contenuti. Faccio una sopravvivenza possibilmente ripetitiva, passando per i teatri di ogni città italiana, mediamente, con tutte le eccezioni insane, per fortuna ci sono anche numerose, ma mediamente c'è il rullo che continua a girare indefinitamente con le stesse cose, gli stessi nomi, gli stessi lavori e così via, poi i lavori poi si fanno l'estate, poi si fanno l'inverno e così via. Questo voglio dire, ma è divertente davvero proprio così? Lasciamo stare che da contribuenti dovremmo dire, ma veramente vogliamo buttare i nostri soldi in questa macchina qua in cui c'è solamente mero intrattenimento. Però alla fine la giornata è poco qualificante. Qual è l'effetto finale? Che ci atrofizziamo, cioè che tutto l'aspetto creativo, con buona pace dell'uso della parola creativa come aggettivo che fa tutte le cose fighe, alla fine della giornata l'aspetto creativo rimane ottuso in un calderone dove tutto quanto, diciamo, bolle a bassissima temperatura e però nessuno non bolle così tanto da fare sollevare nessuno, sono tutti quanti contenti. Chiaro? Qui siamo stati, se vogliamo, la domanda a 1000 punti può essere dove andiamo a parare, il primo problema. Fin qua, domande, obiezioni? Una generale, poi alla fine chiedendo un'altra cosa, lei è stata negli Stati Uniti, il rapporto con invece gli altri paesi dell'Europa, altri paesi europei, cioè, quelli a cui potremmo ispirarci, no? In Francia, di Francia, Germania, eccetera. In Francia, dico uno adesso, di cosa, lei sta parlando del teatro, intende specificamente, cioè quello che si dice è legato specificamente al teatro di prosa, in questo caso visto anche la provincia che ci ospita, o le produzioni, cioè, oppure appunto come citava ad esempio gli enti lirici, eccetera. Piccole differenze siamo lì. Alcune cose sono ovviamente più pesanti. Dico teatro per dire il luogo dove c'è un palcoscenico. Okay. Dopodiché naturalmente è chiaro che questa cosa qua per la prosa funziona in un modo, per la musica in un altro, ma il meccanismo, la filosofia di fondo e il metodo rimangono sempre, oggi no, Knaus rimane, cioè un metodo alla fine che produce degli errori colossali, e questo vale per tutte le forme di spettadanza, da problema in nero, e poi alcuni
possiamo pure scendere nel dettaglio, ma la mia impressione è che siamo comunque, sono più gli elementi che ci accomunano di quelli che ci differenziano, e questo lo possiamo dire, ma poi dopodiché parliamo quanto vogliamo. Per citare un caso che conosco, perché non posso avere tutto, per carità, però in Francia un direttore di teatro viene scelto, non viene fatta la gara europea con la presentazione dei curricula e tutte queste cose bizantine che si fanno in Italia per coprire con una vernice formale poi degli accordi che, se va bene, sono normali, ma sarebbe pure più facile e meno dispendioso farli velocemente. Cioè, vieni tu, ti stringo la mano e buonanotte, io che sono universitario, penso quanti concorsi facciamo scrivendo verbali per giornate intere, per cose che poi sono anche fatte onestamente. Noi, se lo facessimo la telefonata, spenderemo meno soldi e meno tempo di quanto non ci costi fare verbali e team di ceralacca e quant'altro. Allora, io credo in fondo nelle persone oneste, cioè non voglio assolutamente che quello che sto dicendo venga interpretato come una cosa di gente tutta losca, tutta oscura. Molto, al 90% di persone per bene, oneste, in buona fede, ma le regole del gioco sono talmente viscose che non incentivano per niente le virtù e possibilmente incoraggiano delle piccole o grandi deviazioni. Quindi io gioco con le regole mal scritte, poi il cretino con le regole scarse si esprime al massimo, quindi fa dei danni, perché le regole servono non a far diventare persone intelligenti, ma a limitare i danni che fanno gli stupidi, che già sarebbe un miracolo. E purtroppo le regole italiane sono fatte al contrario, per incentivare tutte le cose inconfessabili, anche se uno non ha nessuna voglia di farle. Quindi questa è la storia fondamentale. Detto questo, un direttore in Francia viene reclutato presentando una candidatura in cui spiega quello che farà, il programma culturale, il programma di rapporto con la città e con gli altri teatri, e apporterà le lettere degli sponsor o delle imprese che dicono una lettera: se Trimarchi viene fatto direttore di questo teatro, io vi garantisco l'adeguamento tecnologico a spese mie, vi fornisco questo materiale, vi do questi soldi, così. Quindi la mia candidatura diventa verificabile, cosa che in Italia, figuriamoci, tutto male, ma male il curriculum, che vuol dire semplicemente il passato. Tutto ovviamente non misurabile, perché il passato ha fatto questo, ha fatto quello, tutti quanti abbiamo fatto qualcosa, questo non vuol dire che si possano fare paragoni tra due progetti diversi. Di progetti non parla nessuno. Quindi siamo messi, cioè facciamo, andiamo contro il nostro interesse. Perché dobbiamo bizantinamente coprire? Quindi l'Europa come quanto pare, molti altri posti, dovunque io veda delle cose del genere, vedo meccanismi veloci, trasparenti, nel senso più banale della parola. C'è una parola magica che non sappiamo usare in italiano perché non riusciamo a tradurla, che è accountability. Da noi in Italia, se diciamo conta su di me, usiamo un'espressione sentimentale, cioè ragioniamo, siamo il paese con il Papa in residence e quindi siamo fregati, non possiamo che ragionare in termini di anime. Quindi conta su di me, piangi sulla mia spalla, raccontami i cavoli tuoi, non li racconto a tutti e così via. L'accountability è un'altra cosa. Il far di conto è quello che nel mondo empirico anglosassone è: ti faccio vedere con precisione quattro cose e tu capisci come sono fatte. Non, le anime delle persone non ci importano. Mentre in Italia, se non è anima, pare che non conti nulla. Questa è la deriva, però capite, liberiamocene velocemente. L'anima delle persone è un problema del suo professore, ammesso che ne abbia uno, ma non delle politiche e non dei progetti culturali. Quindi noi perdiamo in questo sistema la progettualità possibile. Quindi alla fine finiamo per atrofizzare noi stessi in quanto professionisti del teatro, comunque sia la forma nella quale. Ci siamo fin qua? Vado avanti finché mi tornerate. Allora, qual è il vero fossile di questa storia? È la cosiddetta legge di Beaumont, che tutti quanti citano usandola come un baluardo. Di Beaumont, che è un economista ormai moribondo, immagino, ma ha fatto da negli anni 60, anche questa leggina, se non vi annoio, ve la racconto tanto tre parole, la sua banalità, per capire quanto è una roba costruita sul nulla, ma io l'ho sentita citare a un numero di interpreti impressionante e superiore a quello degli economisti che la citano, perché è conveniente. Che cosa dice la legge di Popolo? Fa un ragionamento, mi seguite, avete voglia? Sì, sì, sì. Eventualmente spegnetemi, però serve per capire come si può ragionare male sul teatro. Dice Beaumont una cosa banale: nel 700 si faceva un quartetto d'archi, questo comportava 4 mezz'ore per 4 lavoratori per mezz'ora ciascuno.
si facevano anche gli orologi. Questo comportava molti giorni in una bottega artigiana. Oggi si fa un quartetto d'archi, sempre 4 mezz'ore di 4 violinisti. Si fa un orologio, mezz'ora lo sloccio sforna, quindi una giornata di lavoro significa 100 orologi, mentre prima era un quarto, un quinto di orologio, e sempre invece lo stesso quartetto d'archi. Che succede? Ci siamo fin qua, vedete la scena, facile facile. Che succede? No, io sono morire. No, no, no. Io sono di parte, di parte. Dopodiché, che succede a questo punto? Che se questo è il meccanismo, che succede? Che la produzione dell'orologio ha incorporato la tecnologia, perché ha informatizzato via via, meccanizzato, informatizzato la produzione, quindi adesso c'è la catena di montaggio, invece di stare là gli artigiani col bulino, il cesello e tutte queste cosine amene del 700, l'orologio e ce la fa un computer vero. Quindi il salario può aumentare. Sapete che il salario del lavoratore in economia dipende dalla produttività. Produttività significa il rapporto tra le ore di lavoro e la quantità di prodotto. Quindi do di più al mio datore di lavoro, lui guadagna lo stesso profitto di prima, ma mi può alzare lo stipendio perché tanto può vendere più orologi. Cosa che non posso fare nel settore quartetto per archi, che vale tutto rispettarlo dal vivo, ovviamente. Che succede a questo punto, porca miseria? Che si aumentano gli stipendi nel settore manifatturiero. Il settore dei servizi, del quale noi facciamo parte, per motivi di pressione sociale, dice: è vero che la mia produttività non è aumentata, ma mica è colpa mia, non sono pigro io, è il tipo di produzione che mi condanna a questa cosa. Quindi io pretendo la qualità della vita che c'è il lavoratore manifatturiero. E la pressione sociale dal basso è talmente forte che il datore di lavoro si trova in minoranza e non può che dire ok. Quando dice ok, succede, ovviamente che per vendere il suo prodotto sul mercato dovrebbe alzare il prezzo progressivamente. Se lo fa, che succede? Che la domanda diminuisce e quindi alla fine della giornata, apocalisse, il settore si estingue. Questo è un argomento che anche un bambino dice: mamma mia, che problema, il teatro muore, e a me le cose del genere. Che cosa possiamo fare per non farlo estinguere? Coprire questo divario. Quindi lo Stato deve finanziare, lo Stato, il settore pubblico, deve finanziare il teatro coprendo questo ammanco tra costi che schizzano in alto man mano che i salari aumentano e ricavi che rimangono fermi perché quello è quello rimane, il divario dei salari, e quindi lo Stato finanzia. Ok? Giusto? Guardiamo la notizia marziana, così. Perché i teatranti usano Bomol? Perché di cui viene? Perché non è io povero teatrante, non sono capito, ma ho detto l'economista, quindi capite, è un trucco teatrale molto facile, perché è un economista, quindi l'ho pure scritto. Tutti gli economisti mi tengono cordone stupidamente, secondo me, mi prendo la responsabilità di ciò che dico, e quindi alla fine l'ha detto l'economista, volete obiettare? Allora, primo, la filosofia di questa cosa qua è sbagliata. O giovani democratici, perché filosoficamente si dice: visto che non ce la facciamo a coprire i costi, dacci i soldi. Come se io andassi al sindaco a dire: visto che il mio stipendio non mi fa comprare la Lamborghini, dammi i soldi che mi servono così mi compro la macchinona che voglio. Nessuno di noi paga le tasse per conseguire un risultato di questo genere. Devi avere un perché. Lo fai qui il teatro e non c'è, allora va bene. Copri una comunità che non, altrimenti non andrebbe a teatro, e allora va bene, ci porti i ragazzini così del pubblico domani, ma il fatto che tu lo faccia e basta è un argomento fragilino. Secondo elemento, il quartetto per archi non è come l'Erbi di Mozart. L'Erbi di Mozart veniva composto la sera prima. Mozart era il 19° musicista della corte imperiale asburgica, significa che 18 componevano più di lui e prendevano pure più denaro, quindi era uno manifatturiere praticamente, e veniva prodotto per essere suonato durante il ricevimento a corte, quindi c'era damine che chiacchieravano, tazzine che suonavano e così via, bordello vario, e quelli suonavano il quartetto. Poi sia passata la storia, è un problema nostro per fortuna, ma non riguardava la produzione in quel momento. Oggi se fai un quartetto d'archi significa che sono 4 professionisti che molto spesso insegnano anche e così via, che se lo provano per un mese, dopodiché se lo girano per 2 anni in tutto il mondo, in sale acusticamente perfette, piene di gente che paga, che magari anche dona, ci fanno una incisione radiofonica televisiva, un DVD, vanno online e così via, quindi aprono, spalancano dei mercati giganteschi. La tecnologia non permette di sostituire l'omino con la macchina o
o di mettere il nastro registrato, per esempio americani che fanno gli economisti, ma permette di avere un mercato, anzi molti mercati, perché il prodotto non è più quello che avviene, il teatro non è quello che avviene dentro il parco scenico, il teatro è la macchina complessiva. È chiaro che senza, non posso fare senza una cosa che avvenga sulle tavole, però se faccio solo quello non ho un'impresa teatrale, ho una cosa occasionale da fiera dell'est medievale veramente. Quindi da questo punto di vista è sbagliato. Ma attenti, anche l'orologio è una stupidaggine. L'orologio del Settecento non serviva a vedere l'ora, era un gioiello. Tuttora viene venduto a prezzo da gioiello, quell'orologio là. Se voi chiamate gli orologi sapete che alcuni orologi che vengono venduti sono fatti a mano e costano decine di migliaia di euro. Lo Swatch serve a un'altra cosa, sostituisce il campanile del Settecento. Quindi è tutta una stupidaggine questa di nuovo. Non vale filosoficamente, non vale tecnicamente. Serve solamente a coprire un argomento che è un buco nero, cioè che produciamo in che modo produciamo, perché ci dovrebbe finanziare lo Stato. Questo è tutto. Quindi entriamo nel discorso delle politiche culturali. Perché mai la cultura deve essere finanziata? Che cosa serve? Mi sono portato ancora? Vado avanti? Allora, guardiamola, facciamo un piccolo passo indietro, comunque, di lato. Che cosa avviene nella nostra cultura occidentale? Vada per l'Italia solamente tutto è più da operetta, no? Non è che siamo gli unici fessi, cioè tutto un mondo, diciamo, così sedicente occidentale che ragiona in questo modo. Succede che noi abbiamo un feticcio fondamentale che è il bilancio. Cioè, la cosa, tu hai un bilancio con una cosa rossa, sei scadente, sei proprio, fai schifo, sei scarso, sei in pareggio, sei super figo. Cioè, valutiamo le cose non da quello che contengono, ma dal bilancio, che rimane, lo dico da economista, me ne prendo la responsabilità, un elettrodomestico. Cioè è un pezzo di carta utile per capire tante cose, ma non deve essere lo scopo del gioco. Invece il guaio qual è? Che noi ragioniamo in questi termini. Visto che la cultura fallisce nel mercato, che è una grossa bufala secondo me, quello vedremo dopo, che dire alla cultura, faccio un altro passo indietro, come adesso mi sto complicando la vita da solo, però man mano che parlo la cosa va per i cartesti. Dire alla cultura non vuol dire niente, mica sono un blocco di granito. Vediamo che cos'è. Allora, la cultura è varia, è eterogenea per sua natura, è inconfrontabile al suo interno e, se non siamo dei soprammobili, è inconfrontabile anche diacronicamente. Cioè, quello che faccio oggi, tra un anno, sarà diverso, quantomeno sono diverso io, che lo vedo, lo ascolto e così lo tocco, eccetera, eccetera. Quindi, dire la cultura è così è una frase inappropriata, dovremmo vedere volta per volta e cosa per cosa di che si tratta. Ma dire che una grossa fiumana di produzioni culturali non sta sul mercato con un prodotto manifatturiero è anche vero, ma come viene usato questo argomento normalmente? Si dice la cultura per sua natura fallisce, cioè non sta sul mercato pareggiando il bilancio, quindi è una prima defezione che comincia a preoccuparsi. No, giusto per capire. Allora, quindi, prima cosa, la cultura non sta sul mercato, quindi il mercato è la cartina di tornasole dell'economia, prima svista colossale, perché questo non avveniva prima della rivoluzione francese. Il mondo manifatturiero ci ha dato questa traccia deformante che il mercato, a me il mercato, ragazzi, non è che a me dispiace, anche perché etimologicamente viene da una radice semantica che vuol dire grazie in francese, cioè vuol dire riconoscere il valore di e fare qualcosa in cambio, quindi non è una cosa cattiva. Io quando dice ma vendere la cultura, ma vendere la cultura magari, nel senso vuol dire che qualcuno è pronto a fare qualcosa in cambio, vedi, parliamone, quindi non è un problema morale o metaetico, però se il mercato diventa l'unico sintomo di quello che faccio, divento io monodimensionale, quindi sono io a perdere intanto la percezione di me stesso e soprattutto quella che ero rispetto al mondo esterno. Visto che il mercato non ce la fa, grazie a Bomol, lo Stato. Quando lo Stato comincia a vedere, nei tardi anni Ottanta, che i soldi pubblici non sono così larghi e generosi come prima, allora poi subentrava il finanziamento regionale, come ti parlo di Dio, la sponsorizzazione, che è una cosa che non esiste, ma manco negli Stati Uniti. Esistono degli sponsor di squadre di rugby, di baseball, di football americano, esistono gli sponsor dei concerti dei tre tenori, come da noi, ma l'80% del finanziamento privato degli Stati Uniti è di singole persone, non è di imprese. Siamo noi, cioè ciascuno di noi che dà $1, $10, $50, poi c'è pure
la botta di fortuna con la C maiuscola dell'ereditiera che lascia milioni di dollari, ma mediamente il finanziamento è dal basso ed è una massa critica gigantesca, perché se tutti quanti ci convinciamo che quel teatro mi appartiene sentimentalmente e quindi è pronto a dare dei soldi, ora vediamo come funziona questa cosa qua, allora naturalmente il finanziamento privato attecchisce. Ma da noi, che il teatro non solo non è mio, ma cerca proprio di evitarmi accuratamente, perché sta arroccato sulla Torre d'Avorio, chiuso, senza vetrine, senza raccontare che cosa fa, anzi cercando di dire quelli nuovi ci fanno schifo, il mio pubblico, pensate anche se il frasario banale italiano, quanto il teatro sia esclusivo e possibilmente anche renitente all'idea che siano le persone tra le scatole. I musei lo dicono meglio, perché cercano manco di aprire direttamente, se li godono il curatore. Il teatro ha bisogno di un po' di pubblico, ma se non è il mio pubblico che mi capisce e tutte queste grosse stupidaggini, mi fanno pure schifo gli altri. E quindi noi abbiamo in Italia, il teatro di prosa ha il 75% abbondante del cinema, 75%, il teatro 80%, in Italia non ha mai visto uno spettacolo teatrale in un anno. La musica classica il 98%, la lirica il 91%, quindi su 10 passanti da 7 a 9 non hanno mai visto com'è un posto dove c'è un palcoscenico, una platea e così via. Questa cosa si chiama mercato potenziale, secondo me, e spero secondo voi. Mentre per noi gli ignoranti, urla, taglia l'untore, noi siamo sempre manzoniani alla fine, purtroppo noi sempre là rimaniamo. Quindi capite bene come ci stiamo fregando da soli, perché rimane il fatto che comunque la mia giornata, appunto, la sequenza magica è, mercato non ci sta, quindi Stato. Stato i soldi non bastano, quindi imprese, e facciamo delle stupidaggini, non mi voglio tediare sulla questione esenzione fiscale e così via, ma è una bufala colossale. L'Italia ha una legislazione la più generosa del mondo sull'esenzione fiscale, è che le imprese non hanno motivazione, perché dovrebbero finanziare un teatro, visto che il teatro non c'è, banale ma importante. Poi arrivano le fondazioni bancarie, è altro prestatore di ultima istanza. Lo Stato non ce la fa, le imprese non ci hanno, fondazioni bancarie. Poi dopo che c'è la Madonna di Lourdes, uno può andare a pagare, non c'è speranza di trovare finanziatori convinti. Questa cosa che cosa c'è? Intanto è una gerarchia sequenziale, che a me già è abbastanza brutale, perché stiamo pensando non a quello che facciamo e al rapporto che abbiamo col mondo, ma al fatto che ci mancano i soldi. Quindi pensate che questa sequenza qui, il signor teatro, chiunque esso sia, ignora radicalmente quello che fa e come lo fa e perché lo fa e così via. Dice solamente ho bisogno di soldi, non me li dai tu, fondazione bancaria, non me la fanno pagare, e così, capite? Questo vuol dire inaridirci noi come produttori di contenuto, ed è un controsenso bizzarro, perché non facciamo, cioè produciamo contenuto, perché capite, non è un'impresa che produce qualsiasi cosa, produciamo contenuti, quindi da questo punto di vista dovremmo essere proprio nemici di questa lettura totalmente meccanica e dimensionale. Va bene fin qua? Vai. Ma se i teatri vengono finanziati, in questo senso vengono finanziati per rimanere vuoti? Cioè per rimanere aperti ma vuoti? Ti racconto una storiella. Io molti anni fa, nella mia vita precedente, coprodussi quel musical che adesso ha fatto 30 anni, Jesus Christ Superstar, che fu il primo musical fatto in lingua originale con l'orchestra del palcoscenico, quindi poi ebbe un bel giro. L'attuale regista e imprenditore è uno veramente bravo, molti lo amano, molti lo odiano, ma è un problema diverso, io ce l'ho là per caso e mi sono divertito, ho imparato moltissime cose. Andavo in tournée nazionale, lo scopo del gioco, guarda, scusami, non ti voglio annoiare, però è una storiella che risponde alla tua domanda, più di quanto non sembri. Ma mi giro per teatro, e quindi si andava, una cosa qual era? Che eravamo prodotti dal teatro di Messina, la città in cui la cosa nacque, però significa che noi non volevamo soldi, ci davano beni, quindi pagavano il viaggio, pagavano l'albergo, ci davano l'impianto, tutto quanto, noi abbiamo la prima cosa, non vogliamo vedere soldi, questo rassicurava, soprattutto ci davano servizi, a noi interessava andare sul palcoscenico. La compagnia che era fatta da 40 persone, tecnici inclusi, la pagavi solamente se c'era il teatro pieno. Quindi noi facevamo un mazzo pazzesco, io giravo col disco in vinile, avevo pure i capelli allora, ma e mi ricordo che divertente andare alle radio della città a far sentire, commentare, affabulare, anche divertente, però quando arrivava si faceva porta, oddio che succederà, che se non avevi il teatro piano non pagavi i ragazzi e succedeva l'ira di Dio.
siamo riusciti a riempire e a farci riempire, grazie ai teatri che ci ospitavano, tutti i teatri. L'unico posto fu un teatro pubblico, del quale non dire il nome neanche sotto tortura, però magari mi piace, ma non sarebbe posto anche allargarmi, che essendo uno stabile pubblico, avendo quindi le garanzie, ci ha pagato il triplo di quanto costava lo spettacolo e non ha fatto comunicazione. E per noi fu desolante andare lì e vedere che il teatro era vuoto, perché quando fai uno spettacolo, lo sai meglio di me, cavolo, se non c'è il pubblico ti girano veramente le scatole, perché stai fallendo comunque. Cioè, stai fallendo, no, stai facendo un buco nell'acqua. E quindi fummo stravagati, quindi non avevamo nessuna preoccupazione, nonostante eravamo tutti quanti il magone, perché la logica era, visto che è garantito il teatro pubblico, quella, i soldi arrivano, buonanotte sono andati. Quindi sai, questo è il meccanismo. Diciamo che non c'è nessun incentivo ad avere il pubblico. Quindi se ce l'hai, bene. Se non ce l'hai, non c'è nessuno che ti dica, ma se non c'è il pubblico manca un pezzo. Lasciamo stare la domanda ulteriore, che tipo di pubblico? La domanda banale, da quali quartieri non viene nessuno al teatro? Il motivo per cui si fanno, il motivo per cui ci sei mancata è molto straziante, adesso ci consoliamo. Il motivo per cui si fanno le scolastiche, evitando accuratamente che i bambini diventino spettatori del domani, quella sarebbe investire un pochino. Io non ho capito mai, odiatevi pure, perché il motivo il teatro non vuole mai i bambini tra i coglioni la sera. I bambini, io ho un figlio di 8 anni, quando me lo porto a teatro è lui a zittirmi normalmente, che capisce esattamente che cosa vuol dire uno spettacolo, mica è fesso. Ma da quando era bambinissimo, e non perché è lui mio figlio, tutti i bambini sono uguali alla fine. Quindi basterebbe poco investire un pochino di fatica in più, o meglio, non fare queste cose frustranti, le mattutine scoccianti, tutti quanti che recitano la mano sinistra e così via, e creare il pubblico del domani. Ma se nessuno ti incentiva e la legge ti dice che devi portare i bambini a numero, tu dici, ho portato 25.000 bambini al teatro, quindi il numero c'è. Il dirigente, invece di dirti vada via e torni facendomi vedere la scena, dice va bene, i parametri della legge sono colmati, capite? Quindi noi siamo in un mondo in cui è tutto comodo ma tutto svantaggioso, perché non ci fa investire mai. Quindi ci lascia una struttura un po' da soprammobile per la società, un fronzolo carino, col paradosso che quante più cose di livello facciamo, non se ne accorge nessuno, se non lo spettatore, il pubblico, il giornalista, quello che vuoi tu, ma l'istituzione non se ne accorge perché non ha nel suo vocabolario l'attenzione alle cose che invece sono anche nostre finalità operative, diciamo spicciole, quotidiane. Questo è. Quindi ovviamente è chiaro che il pubblico è una cosa eventuale nella griglia istituzionale in cui siamo adesso. Ma dovrebbe essere il fondamento. Sì, se ti faccio fare l'imprenditore è talmente naturale che sia il fondamento, non me ne devo neanche preoccupare. Ma se ti faccio fare il satellite di un principe, è un fronzolo per una società che deve soltanto manifestare un consenso atmosferico, allora ti sto togliendo proprio la tua finalità. Il teatro, tu provi a fare un gioco cattivo. Domanda ai teatranti che conosci, brutalmente, perché fai teatro? E trova uno che ti risponda. Perché sono tutti talmente invasati, tutti non vuol dire ciascuno, vuol dire la media. No, scusa, ma lo dico sempre da economista, ma ho calcato le tavole anch'io quando ero ragazzino e conosco il pollo abbastanza a sufficienza da poterlo dire con tranquillità. Il fatto che vi dia chiaro vuol dire lo sapete pure voi. Allora, tutti quanti si lasciano dichiarazioni enfatiche dell'altro mondo per educare il mio pubblico, e io i miei amici teatranti non li invito più a cena perché parlano solamente del mio teatro, basta, no, già parliamo di teatro, può essere interessante, ma parlare del mio teatro, io, questo è il male incurabile del prolasso dell'ego, ma invece non è clinica svizzera, secondo me. Questo è colpa di una legislazione scritta male. Però, attenzione, la legislazione scritta male non è insaputa dei teatranti, scritta in modo, diciamo, opacamente complice, in cui tutti quanti trovavano una cosa più comoda, quindi nessuno ha detto mai facciamo questa una schifezza, ma tutti quanti, ma sì, ma zazzazza. I fogli che al Ministero usano per mettere la base di finanziamento, oneri previdenziali, più dei parametri di qualità, che sono a dir poco oscuri,
perché non si capisce di che cosa parli, no? Al ministero ben informati li chiamano X-Files. Sono X-Files veramente, lo giuro, eh. Stato completo, non sarebbe separato di scena vista da me. Allora, questo è lo scopo del gioco. Allora, cerchiamo di ragionare un po', anche perché, visto che ora non è né bene né male, i soldi pubblici sono finiti. Il meccanismo a metodo mette tanta paura a tutti, per cui cioè, in questo momento sono tutti quanti hanno paura che arrivi la Corte dei Conti alla mattina al 7 e ti faccio un mazzo pazzesco, quindi tutti quanti spaventati e morto. C'è un altro interessantissimo, cioè, stanno succedendo tante cose fuori dall'alveo mainstream e possibilmente nel territorio, cosa che peraltro potrebbe anche costare un po' di meno da fare in un teatro. Questo non vuol dire che il teatro debba rinunciare alla sua sede, diciamo così, al suo luogo fondamentale. Vuol dire che dobbiamo forse impostare la cosa diversamente, domandarci perché, che cosa vogliamo fare. Scrivere una lettera d'amore ha bisogno di un destinatario, se no la puoi pure scrivere, ti innamori come quei miei amici dei quali si dice lui è innamorato dell'amore, cioè quelli che basta, qualunque donna trovano da corteggiare, gli piace così tanto il rumore del proprio corteggiare. Il teatro oggi è un po' così alla fine del giocato, cioè, gli piace fare teatro ma non sa neanche, non è che non sa, non vuole decidere perché, che nessuno lo pone in condizioni di. Ok, fin qua? Altre domande? Vai. Dunque, facciamo un caso limite, poi lei mi dice se è un caso... Io vi